Si ritiene che Meghan Markle e il principe Harry abbiano trascorso il Natale in privato in California. L'assenza del duca e della duchessa di Sussex dal raduno reale del giorno di Natale è stata descritta come evidente. Il fotografo reale Arthur Edwards era tra coloro che scattavano foto dei membri dello studio che arrivavano alla chiesa di St. Mary Magdalene a Sandringham domenica mattina per il tradizionale servizio del giorno di Natale. Guidato dal re Carlo e dalla regina Camilla, il gruppo comprendeva al completo la famiglia Wales, i Wessex, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia con i loro mariti, e persino il principe Andrea, che ha fatto solo una manciata di apparizioni pubbliche dopo la sua disastrosa intervista con Newsnight nel 2019. Parlando della notevole assenza di Meghan e del principe Harry, il signor Edwards ha scritto su The Sun: in loro assenza c'erano Harry e Meghan. Le loro continue critiche all'istituzione nel loro documentario su Netflix sono fallite. Stanno perdendo molto più di quello che stanno guadagnando. Anche i Sussex, che hanno sollevato una serie di accuse, affermazioni e critiche contro l'azienda nel loro documentario su Harry e Meghan, erano assenti dalla trasmissione natalizia del re. Il discorso ha messo chiaramente i riflettori solo sulla famiglia reale attiva e sul suo lavoro che mette in risalto iniziative di beneficenza, e ha nominato Kate e il principe William, mentre diversi membri attivi dello studio sono stati mostrati in clip alla fine della trasmissione. Oh, tashi ha nata o tsuru.